Allora, ci siamo detti che due battezzati, quando si sposano, celebrano un sacramento. Cioè, se due battezzati si sposano e la loro volontà è quella della Chiesa, corrisponde, cioè che quel matrimonio lo vogliono vivere in quanto sacramento, loro due sono i celebranti. Non hanno strettamente bisogno del prete, quindi potete anche licenziarmi. Il problema è che questa verità si trasforma in una domanda, potremmo dire un po' impertinente. La domanda impertinente è: siamo sicuri di essere battezzati? E non vuol dire andiamo a cercare il certificato, perché i sacramenti tutti, vale per il battesimo e vale anche per il matrimonio, non sono degli incantesimi. Non basta la correttezza della formula per fare il sacramento, ma serve una vita secondo il sacramento. Quindi forse la prima domanda che dobbiamo farci in preparazione al matrimonio è: ma io sono sicuro di essere un battezzato? Perché non vuol dire se no non mi sposo. Intanto magari posso fare un cammino di qui al giorno del mio matrimonio per riaccordarmi un po' con la mia vocazione numero uno, che è il battesimo. Vocazione in questa vocazione, che è uguale per tutti, il battesimo, c'è un'altra che è quella matrimoniale per voi. Io ho messo in salvo la vita di una donna non sposandomi, quindi ho regalato la felicità a una persona scegliendo il celibato. Vediamo un attimino come è strutturato il rito del battesimo. Lo ripassiamo così quando al matrimonio faremo memoria del battesimo. Dice: ah, so bene questa, so com'è andata, lo so benissimo. Perché lì c'è già scritto tutto. Cioè, significa che da quel giorno noi teoricamente dovremmo vivere così. E chi vive così celebra il sacramento del matrimonio sposandosi. Il rito del matrimonio inizia con un segno molto discreto, e il segno è la richiesta del nome. Come chiamate questo bambino? Come chiamate questa bambina? C'è la presa di coscienza dei genitori, della loro missione, c'è la presa di coscienza del padrino e della madrina, e poi il primo segno evidente è che il sacerdote, papà, mamma, padrino e madrina, tracciano il segno di croce sulla fronte di quel bambino. Ora, questo è già un elemento che dice tanto, perché il fatto che il nome venga pronunciato da altri, altri traccino su di te il segno sotto il quale vogliono scrivere la tua vita, il segno della croce, è un segno evidente che la tua vita è un dono e non è una proprietà. È un dono per i tuoi genitori, non sei la proprietà dei tuoi genitori, ma è un dono anche per te. Tu la vita non te la sei data da sola. La tua vita così com'è, nel bene e nel male. Cioè tu ti ricevi da qualcun altro, a partire dal nome. Questo non è soltanto una verità di fede, è una verità umana, una verità, si dice, antropologica. È così. Nessuno si è dato da se stesso, soltanto noi non ci siamo dati noi stessi, ma noi oltretutto non ci siamo neanche dati alle nostre famiglie, magari piene di difetti, per carità, ma sta di fatto che non avrei potuto comunque scegliere diversamente io. C'è una dimensione di dono che è da calcolare. Io sono un dono e non una proprietà. Chi vive così, come dono e non come proprietà o come proprietario, questo celebra, costui celebra il sacramento del matrimonio. Allora forse si tratta già di cominciare a riguardarsi l'uno con l'altro e a cercare di purificare, perché c'è sicuramente negli sguardi che ci si scambia in una coppia ogni tanto il senso della proprietà. Non ci deve scandalizzare questo, perché ad esempio proprietà vuol dire possibilità di una pretesa verso l'altro, possibilità di una manipolabilità dell'altro, che non vuol dire lo manipolo, lo convinco a sposarmi, ma tante piccole cose. Costanza Miriano è sempre geniale, secondo me, dice, in particolare donna, dice: noi donne ci sposiamo sapendo già cosa vorremmo cambiare di nostro marito. Invece il problema di dialogo è che il marito si sposa convinto che sua moglie non deve cambiare in niente, nel fisico, la sposo così, contratto a tempo indeterminato, non deve cambiare. Sono due, però è una manipolazione in un senso e nell'altro. Occhio, perché ciascuno di noi è un dono, quindi c'è la dimensione della gratuità e mai della pretesa della proprietà. Questo è il primo passo per sposarsi in un sacramento, bisogna intanto connettersi così. C'è poi un secondo segno, che è la prima unzione, è l'unzione che si fa di per sé sul petto, perché è il segno dell'armatura, della difesa, è l'unzione con l'olio dei catecumeni, è l'unzione che libera dal male. Questa unzione io credo che per una coppia che si sposa debba ricordare che noi ci siamo, abbiamo deciso, qualcuno ha deciso per noi, ma nel frattempo siamo diventati grandi, e se non ci siamo sbattezzati, cosa che non si può fare, cioè è una cosa un po' strana, vuol dire che assecondiamo un po' queste scelte di chi l'ha fatto per noi. Se ha fatto il battesimo da piccoli,
Ecco, vuol dire che noi abbiamo deciso di allontanarci dal male, cioè che avremmo segnato una distanza da ciò che non è bene. Occhio che uno dice, beh, questo chi è che vuole il male? Ora proprio, cioè, non lo so neanche bene se esista qualcuno che effettivamente può dire coscientemente, pienamente di volere il male. Tra di noi direi proprio di no. Allora, cosa vuol dire segnare questa distanza? È il metodo di come si segna la distanza dal male, da ciò che non è buono. Abbiamo detto che l'unzione ha tutta la dinamica della difesa, viene messa sul petto perché l'immagine è quella dell'armatura. Noi ci allontaniamo dal male non attaccando il male, ma difendendoci dal male. Quella è la distanza che creiamo. E qua, perdonatemi, ma se noi leggessimo tanti litigi e tanti diverbi con quest'ottica, l'altro può anche aver sbagliato. Ma io ho deciso che il male non l'avrei attaccato, ma che io mi sarei difeso dal male. Perché noi cristiani siamo convinti che l'unico modo per esorcizzare il male del mondo non sia fare le guerre sante. Ci abbiamo provato, a un certo punto abbiamo fatto anche questo esperimento, non funzionava, abbiamo capito che è stato un errore abbastanza grave. Noi siamo convinti che essere presenza di bene toglie spazio al male. Quindi perché mi difendo dal male? Vuol dire che io cerco di stare nel bene e il mio essere nel bene pian piano ti convertirà. Perché è vero che il male attrae, ma noi che viviamo nella speranza siamo convinti che il bene attragga molto di più del male. E quindi abbiamo deciso che la distanza dal male e dal male che sei a volte per me, io prenderò questa distanza non attaccandoti, ma difendendomi, cioè cercando di conservare il bene che so di essere. E questo con pazienza, che è una virtù fondamentale scarsa tendenzialmente. Ma da allenare con pazienza, questo aiuterà te a convertirti. C'è poi stato un terzo segno più famoso, ahimè, quello che è un po' meno segno. Già l'unzione sul petto non la facciamo perché i bambini arrivano e dicono i colletti fin qua, le chiese sono fredde, quindi chiaramente diciamo, decide fare la fai sul doppiamento tendenzialmente. Ma lì più o meno ci arrivi perché lo dici. Il battesimo di per sé vorrebbe dire immersione. Noi facciamo il bling bling. E già c'è un bambino che grida, quindi l'immersione. Non so, avete visto le immagini dei battesimi ortodossi, no? Sono dei ganzi, i preti ortodossi, perché non sono dei Vasco degli Acuzzi, credo. Invece dei fonti battesimali prendono il bambino dai piedi e lo immergono così. Pensa a farlo in Italia, no? Vieni denunciato il giorno dopo. Ma a parte che non lo fare manco morto. Fortuna che ho l'unico bambino che non ha l'istinto di tappare il naso quando va giù. Restituisco una spugna. Se lo strizza torna come prima. Però ecco, diciamo che il segno però deve essere chiaro. Cioè noi veniamo immersi, si dice immersi nella morte di Cristo per risorgere con noi. Ci serve già tanto a dire sul fatto che noi decidiamo di venire immersi nel morire, perché siamo convinti che morendo risorgiamo. Chi tratterrà per sé la sua vita la perderà, chi invece deciderà di perdere la propria vita ce l'avrà, dice Gesù. È quella la dinamica. Però al di là di questo vorrei dirvi che rimaniamo su un elemento molto più base. Noi celebriamo il sacramento se viviamo da specialisti di immersione. Cioè noi non siamo come quelli che mi fanno una rabbia, no? Vanno al mare, ci mettono, tu dici abbiamo 3 ore, ci mettono 2 ore e 59 minuti perché provano con la luce la temperatura dell'acqua, no? E noi tante volte nelle varie esperienze che facciamo della vita siamo così, quelli del bagnasciuga, che buttiamo un po' i piedi dentro perché non sia troppo fredda, non sia calda, il sale non sia eccessivo, non ci siano le alghe, i pesci piranha, lo squalo e anche Moby Dick. Cioè noi prima facciamo tutti dei controlli, ma alla fine non ci immergiamo mai nelle cose che dobbiamo fare, non le viviamo a pieno, in profondità. Ecco, celebra il sacramento del matrimonio chi è un battezzato, cioè chi vive in immersione. Quello che mi è chiesto di fare lo farò fino in fondo, con tutte le energie. Si direbbe rispetto a Dio, ma vale per tutto ciò che è vita di culto, quindi anche il rapporto con i fratelli e con la creazione, con tutta l'anima, il cuore, l'anima, le forze, si dice. Con tutto, tutto, tutto ciò che mi sarà dato a vivere lo vivrò a pieno, non scapperò. Il miracolo di Gesù che cammina sulle acque ha un altro senso, non è un invito a scappare dai mari che ci fanno paura della nostra vita, compresi quelli che nessuno augura a nessuno, ma a volte ti capita di vivere certe sofferenze familiari per tanti motivi. Io battezzato sposo te e ho deciso di vivere immerso lo schifo che sta attraversando la tua famiglia in questo momento.
farò quello che poi torna più tardi, perché o torna già con la faccia da sono già pieno di cose a cui devo pensare, non voglio che mi parli. O quello che mentre tu parli guarda su OneFootball come procede il campionato. Non farò questo. Io mi immergerò, dal momento che poi matrimonio vuol dire che non c'è più la mia vita e la tua, c'è una vita nuova che è la nostra, la mia e la tua non esistono più, al di là del regime patrimoniale della comunione e separazione dei beni. Noi ci uniremo e quindi decidi di vivere in immersione non solo ciò che toccherà a me, ma anche ciò che toccherà a te. Su questo vi dico già, già adesso, c'è poi modo e modo di raccontare che cosa è successo su quello schifoso luogo di lavoro dove tra l'altro mi sottopagano. C'è il modo di chi in verità non si è mai immerso neanche in quella roba lì e quindi matura continuamente. Tanto quel lavoro c'hai per il momento, vorrei dirti che ne hai un altro, però quello c'hai, non è che puoi fuggire e far finta di. C'è lo sfogo e lo sfogo non è una grande comunione, assolutamente, è un po' stressante lo sfogo. C'è invece la comunione che vuol dire, guarda, l'ho vissuto fino in fondo, è questa cosa che non riesco a superare. Perché se crediamo nel sacramento del matrimonio vuol dire che forse insieme l'altro forse ha il criterio giusto per leggere quella roba, come comportarsi con quel collega. Però devo dirti la cosa seria, la cosa in profondità, non fermarmi, cioè, in mente certi racconti tra le coppie, no? Sai cosa mi ha detto oggi? Ma che me ne frega tu cosa fai? Non è che se mi riporti il dialogo ci capisco di più. Che cos'è che non ti va giù di quella persona? Mica ogni sera mi devo sentire tutto il dialogo e poi te lo riportano anche in diretta, manco. Quindi lui mi ha detto, e io gli ho detto, e lui mi ha detto, e basta. Cioè, se volevo guardavo C'è posta per te. O l'isola dei famosi, cioè, il livello è poi quello, è di condivisione. E invece devo arrivare da te a dirti, perché mi sono immersa in quel dialogo con questo che mi sta proprio. Siamo registrati. Ho capito che cos'è che non mi va giù di lui. L'ho capito. E forse ho anche capito cosa non va giù a lui di me. E questo dico a te. Perché è lì che posso chiederti, hai un'immersione, ti chiedo cos'è, dov'è che puoi aiutarmi? C'è poi stata la seconda unzione, che è quella con il crisma, l'olio profumato, l'olio prezioso, l'olio che ungeva in Israele e segnava la vita di, vediamo in che ordine l'ho messi, sacerdoti, profeti e re. Noi dal giorno del battesimo siamo sacerdoti, profeti e re. Voi dite, mo anche noi il colletto, no, non sacerdoti in quel senso, in un altro senso. Questo vuol dire che tutto ciò che vivo, sacerdoti, re, profeti, io mi sono impegnato a viverlo davanti a Dio. Tutto ciò che vivo, dico, penso, io lo vivo davanti a Dio. Questo è il sacerdozio che ci accomuna. Profeti, in nome di Dio, re, a vantaggio di tutta l'umanità. Tutto ciò che vivo, dico, penso, io mi sono impegnato a viverlo davanti a Dio, in nome di Dio e per tutta l'umanità. Pensate che discernimento nelle nostre giornate, se dovessimo avere una specie di setaccio formato da questi fili, davanti a Dio, in nome di Dio, per tutta l'umanità, se setacciassimo tutto quello che vorremmo dire, fare, pensare nella giornata, o posso stare a dormire, non è rimasto niente, non ci passa nulla. No, però passa poca roba. Eppure sono le cose sante, sono le cose che funzionano. Ma tu, anche quando ci si parla nella coppia, tu questa cosa davanti a Dio la diresti? Una volta feci questo esempio in una coppia che mi diceva che continuavano a litigare. Ho detto, beh, allora facciamo così. Se avete le palle, uno, di solito uno solo dei due dovrebbe averle, però direi di questo. Se caratterialmente siete attrezzati, oh, con coraggio dovete litigare. Venite in chiesa e litigate in chiesa. Vabbè, in chiesa non oso. Sì, ma tua moglie è la presenza di Dio per te, eh? C'è il tabernacolo che. Questo è da denuncia. Il tabernacolo che c'è in chiesa non è niente di più di tua moglie per te. Tu davanti al tabernacolo, davanti all'altare, le diresti quelle parole, faresti quei gesti. No, e allora non fare manco a casa, cretino. Davanti a Dio, in nome di Dio, per tutta l'umanità. Questo nostro modo di comportarci fra di noi, agli altri, come risulta? Io penso che certe volte, in alcuni, lasciatemi dire, cioè, tranne alcuni casi pochi, disperati, quando si. Certi divorzi, certe separazioni sarebbero evitabili se si capisse che una crisi non è la storia, è un pezzo all'interno di una storia. E per ricollocarla giusta, cioè è un pezzo all'interno di una storia più ampia, bisognerebbe avere il coraggio di mettere la nostra storia davanti a tutta l'umanità. Sì, boh, noi non andiamo d'accordo. Ci sta. Però
E proprio non andiamo da nocere in questo momento, ma zero, ma manco. Però non ci siamo solo noi. Perché noi diciamo questa cosa qua, noi non andiamo più d'accordo, abbiamo deciso che, boh, così, non è più niente da dirci, è finita. Ci sono delle famiglie alle spalle. Sì, vabbè, ma loro sono bigotti, non accettano, perché non pensate alla sofferenza. Io penso alla sofferenza di alcune mamme vedendo la separazione del figlio, perché le mamme sono malate su questo, no, ma in bene, sono malate in questo, le mamme subito pensano. E mo? Io lo so già che va a casa, questo non mangia più niente. Perché tanto col lavoro che c'ha, questo arriva tardi, non mi figuro se si mette a cucinare. Sta casa sarà un disastro. Cioè, io in mente, perché ho in mente le confessioni di alcune mamme, queste mamme perdono il sonno dietro al fatto che poi le mamme sono le econome della casa, sono quelle che al di là, non siamo noi uomini gli economi di casa, non siamo capaci di fare così tanti calcoli in poco tempo. Le donne sì, le mamme sì. Sono lì che calcolano, dicono, ma lui di stipendio prende questo, deve dare l'assegno di là, si deve ancora sgasare le spese processuali, deve, non si può neanche pagare una persona che gli pulisca casa. Lui sa passare a malapena il moccio nel bagno, se proprio si è rovesciata una tolla di vernice capisce che lo deve passare, se no, cioè vivrà in una casa che farà un po' schifo. Poi le mamme capiscono i nostri, faccio scusate, faccio esempio della mamma col figlio maschio, ma non è più facile, no? Perché è anche divorziato, evidentemente, perché ho in mente un po' le dinamiche, in quel caso mi viene più facile dirle. Quanta sofferenza intorno? Sei sicuro che la tua scelta valga così tanta sofferenza? Non tocco poi se nel mondo che devi calcolare ci sono i figli, eh? Perché lì è andata a colpo sicuro, che la sofferenza si protrae, non dico all'infinito, ma quasi. E aveva bisogno di tanti correttivi che entrano in gioco. Sei sicuro che la tua decisione. Sì, ma noi siamo più felici, ma che cacchio se ne frega? Non è che ci sono solo i due nel mondo, eh? Uno dei problemi delle coppie oggi è che pensano ci sono solo loro due. L'importante è che noi siamo felici. Ma che cacchio te l'ha mai detto? Forse è così. Se sto punto, anche re, davanti a tutto il mondo devi rispondere di quello che fai. Mica solo io, ci siamo messi d'accordo. Bravi! Siete nati sotto un cavolo, no? E allora, un cavolo proprio. È stata poi accesa una candela al cero pasquale, che dice un altro elemento dell'identità di chi è battezzato e può celebrare il sacramento del matrimonio. Noi siamo persone disposte a, dico un verbo per me scomodissimo, pieno di R, disposte a ardere, e per ardere bisogna accettare di consumarsi. Avete presente quando vi regalano le candele, quelle profumo ambiente, no? Che bella, mi è stato, me ne regalano alcune di Diptyque, che le fa fighissime. E solo gli dico no, però non l'accendo perché poi si consuma. Poi mi guardo e dico, ma sei babbio? Cioè, ma che cosa serve una candela se non accendi? Oltretutto, se profuma accendendosi, peggio che mai, ma non serve né come candela né come profumo. Cioè, un'esistenza inutile. Con noi siamo convinti, per fede, da quel giorno, che la nostra esistenza, se non siamo disponibili a consumarci, è inutile. Non siamo fatti per conservarci. Non siamo fatti per sopravvivere. Chi vive per conservarsi e per sopravvivere ha sbagliato. Io ti sposo per consumarmi. Non è romantico da dire, per noi. Però è giusto così. Mi sposo con lui perché mi fa star meglio. Lascia stare. Dura poco quella sensazione. E non è la prova dell'amore. Nelle stagioni dell'amore c'è il fatto che si sta meglio con l'altro. Ma si sceglie per amore colui per il quale sono disposto a morire, non quello che mi fa sentire più vivo. Chi mi fa sentire più vivo, ve lo dico onestamente, cioè, guardate che una partita di coca vi fa sentire vivissimi, però si chiama droga. Ed è pure dannosa, perché è un'illusione. Non pensate che l'amore, quando ti fa sentire più vivo, sia poi tanto diverso. Non, l'amore è quella scelta della vita che dà un senso al tuo morire. Perché nella vita tu puoi anche sentirti più vivo, ma è vero che un giorno o l'altro morirai. E se tu non impari cosa significa morire, una ragione per cui valga la pena morire, che dia un senso a quella cosa che è la cosa che ti fa più paura al mondo, quindi tu sei il mio senso del morire. Se non c'è questo, non è amore. Se tu non sei capace di spiegarmi perché valga la pena vivere fino a morire, non vali la pena per me. Perché se no tu risolverai un pezzo della mia vita. Ma non tutta, il problema è che io ti sposo per sempre. Questo vuol dire che per chi si fosse perso la puntata, per chi si fosse perso la puntata, a parte i treni che passano da sopra, per chi si fosse perso la puntata, e
previsto nel matrimonio, tendenzialmente, che a un certo punto quel capitolo lì, che è l'ultimo della tua vita, non è che non ci sia perché il matrimonio è figo, no, c'è, lo si vive in due, in vario modo, dipende. Una disgrazia lo si vive proprio in due. Se non è una disgrazia, è il corso naturale degli eventi, lo si vive in due perché comunque uno va, uno resta e bisogna capire come ci si comporta. Matrimonio no. Poi voi dite, ma devo pensarci adesso? Certo, perché tu scommetti stavolta per tutta la vita. E senza offesa, quella è la puntata della tua vita, che tu stai cercando di non pensarci, di scappare, di dire, no, Dio, non siamo giovani, in salute, che devo pensarci adesso? Sì. Infatti si dice che le cose importanti si pensano sempre quando non sei in regime di necessità. Per il regime di necessità ci batti solo il muso, eh. Ci devo pensare prima. Ci ricordo una testimonianza di una mamma straordinaria, una mamma famosa, che sentì dire questo, mi disse: guarda, io ogni giorno amo così tanto mio figlio da maturare un distacco. Perché amare non è tenere attaccati, è sapersi staccare. Se non amassi così, dovrei tenerlo ancora nella pancia. Ma non è dare la vita a questo. Noi siamo fatti per ardere e consumarci. Si sposa chi è disponibile a questo amore qua. Chi si sposa per stare meglio, per conservarsi. Io ve lo dico già, ci cioè sarà poi un problema di qui a qualche anno almeno, nella migliore delle ipotesi. E considerando che siamo strutturati ormai col fatto che ci annoiamo in fretta delle cose, onestamente, ci sono sempre meno film e sempre più serie TV, l'avete notato? Per due ragioni: perché la serie TV ha le puntate che durano meno di un film, anche quelle lunghe durano, perché i film ormai durano 2 ore e mezza, quindi durano di meno. Abbiamo poca pazienza, ci annoiamo subito. E soprattutto della serie TV puoi dire: magari fanno ancora un'altra serie. Il film, quando è finito, a noi le cose che finiscono fanno paura. Serie TV ci risolvono due problemi parcellizzati, in poche cose emozionanti, ma tutte parcellizzate, e possibilmente non una fine, perché se è piaciuta a tutti faranno un'altra serie, ma le storie finiscono anche, bisogna saper finire le storie. Ci è stata data una veste bianca perché noi siamo da quel giorno amanti della novità e occasione di novità per chi ci incontra. Oh, ma a parte certi attaccamenti, chiedo già un favore agli uomini qua presenti. Quando la vostra ormai prossima, non nel senso che viene dopo, quella che vi sposate tra poco, la vostra prossima moglie farà le lasagne la prima volta, potete non commentare con: mia mamma ci mette anche la noce moscata. Dai, che palle, cioè. Noi siamo amanti della novità, anche se manca la noce moscata. Anche se c'è un po' meno sugo ed è più secca, siamo amanti della novità. Ma noi siamo anche occasione di novità, e questo è più difficile, perché essere occasione di novità è essere sempre un perdono disponibile per l'altro. L'unica novità della nostra vita è se qualcuno ci perdona. Cioè, che vuol dire? Apriamo una pagina nuova. Non dimentichiamo quelle prima, non è che sfaldo il libro, ci sono. Pagina nuova. Sono amante della novità, e perché amo la novità posso essere occasione di novità. Io in mente a certe coppie, che vi giuro, le smatrimonierei io. Perché secondo me non è valido. Quelli che si ricordano tutto. Madonna, che odiosi. Ti ricordi di quella volta? Eh? Io mi ricordo il mio rettore di seminario, che è già mancato, e sono convinto che fosse un sant'uomo, ci metteva in ansia. C'è stato 6 anni il mio rettore. Il primo anno in cui è stato mio rettore, è stato quindi nel... Che anno era? 2007, sì, il 2008 è stato il mio rettore per il primo anno. Sono stato ordinato nel 2013, mi ricordo ancora che nel colloquio a giugno del 2013, appena prima dell'ordinazione, mi ha detto: e poi volevo dirti che quella volta, a ottobre del primo anno... Ma se l'era segnata, perché aveva ragione, è vero che avevo detto esattamente quelle parole lì, e non me l'aveva mai detto, me le tirate fuori dopo 6 anni, eh? Dopo 6 anni, cioè, però le coppie non possono funzionare così. Quella volta mi hai detto, Maro, un momento, sono andato alla cena da una coppia,
lui l'ha guardata a proposito di ricette e l'ha detto: ma tra l'altro sai che cioè da quando ci siamo sposati, 23 anni di matrimonio, e da quando lui si ricordava questa cosa, lei se ne ricordava, che sbagliato tutte e due, e da quando ci siamo sposati che non hai più fatto il tiramisù. Tu dici: ma sei malato? Risposta di lei: perché l'unica volta che l'ho fatto mi hai detto mia mamma lo fa meglio. Miseria. Ma altro che la... attenzione! Poi prende... sembra un incidente. Cioè, ma no, veste bianca, amanti della novità e occasione di novità per l'altro. Ultima cosa che si è... che è stata fatta, probabilmente al nostro battesimo no, perché poi è stato rivalutato dopo, c'è un rito che si chiama Effata, che significa apriti. Viene fatto un segno sull'orecchio, perché tu possa ascoltare presto la parola di Dio, e sulla bocca, e annunciarla ai tuoi fratelli. E guardate che qua, per essere capaci di ascoltare e raccontare ciò che hai ascoltato, serve una virtù scomodissima, che si chiama obbedienza. Solo gli obbedienti possono sposarsi, i disobbedienti no. Possono sposarsi al massimo i ribelli, ma non i disobbedienti. I ribelli sono quelli che hanno ascoltato con attenzione, c'è stato un problema qua in mezzo, hanno ascoltato e hanno rifiutato, non hanno raccontato ciò che hanno ascoltato. Invece i disobbedienti sono quelli che manco ascoltano. I disobbedienti non si possono sposare. Solo gli obbedienti possono farlo. Cioè quelli che sono capaci di ascoltare e raccontare ciò che ascoltano. Guardate, questo è vero sia rispetto alla nostra vita. Ho bisogno di ascoltare la mia vita e raccontarti la mia, non quella che vorrei, non quella che mi è parsa. Torniamo al discorso dell'ufficio. Ma cosa ti riporto io del mio ufficio? Quello che ho sentito io... o cerco di essere obbediente alla realtà del mio ufficio, quindi mi distacco anche un po' dai miei mal di pancia, dai miei... e ti racconto ciò che è accaduto, che è diverso. Obbedienti verso noi stessi e verso l'altro. Chi sei tu che vado a sposare? Qua c'è tutto un lavoro da fare di sgrossatura tra quello che in questi anni di fidanzamento ho montato sopra di te e chi sei veramente. C'è un linguaggio, no? Essenziale. Giusto perché lo sappiate, il matrimonio cristiano non è valido se non è rato. Non può fare un gesto veramente goliardissimo, è consumato, insomma, però ci hanno capito cosa vuol dire consumato. Ci stava. Però ci devono essere i due elementi perché sia valido. Perché il gesto quello è. Ci devono essere i due momenti. Ora, è buona usanza, a meno che non sia proprio un momento di irresistibilità, in quel senso che per la seconda parte di fatto si sia entrambi un po' meno vestiti che durante la cerimonia, ecco. Ecco, questa nudità, che è il linguaggio della sessualità, è talmente arcaico e dentro la vita dell'uomo che è indimenticabile, come dico sempre, non perché siamo dei maiali, ma perché siamo degli umani, e quindi sappiamo che la nostra nudità fisica e non solo, non la facciamo vedere a tutti, si spera, la nostra nudità. E l'obbedienza è obbedienza alla nudità di te. Chi sei veramente? Al di là delle maschere che magari sei costretto a mettere, dei vestiti che devi indossare, delle apparenze che ti attribuisci, chi sei veramente? Perché io sposo te, non quel che appari. Io ho il permesso di sposare te. Però devo aver ben chiaro chi sei, altrimenti non mi sposo. Stop!